Ragazzi, sono Mocio ed oggi sono a New York per il primo giorno di questo fantastico tour che mi porterà in giro per gli States. Quale meta migliore se non New York per iniziare un viaggio fantastico? Io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche e la campanellina per non perdervi neanche uno dei prossimi video qui dagli States. E oggi si inizia alla grande con una colazione veramente tricky. Mi trovo a Soho, nella parte bassa di Manhattan, e mi sto dirigendo da Dominic Ansel Bakery, un pastry chef francese che è diventato super popolare qui a New York, ma non solo, a dire la verità, in tutti gli States, per alcune invenzioni veramente pazzesche. Allora, iniziamo dal cookie shot. Vedete questo bicchierino fatto di biscotto che viene riempito con il latte, dopodiché si beve e si mangia. Dominic Ansel è diventato proprio famoso grazie a queste sue invenzioni come il Cronut, che è il più famoso, ma anche questo cookie shot, che sta perdendo là sotto perché devo muovermi. Oh mio Dio. Mamma mia, l'ho mangiato da sotto, guardatelo qua. Buonissimo, perché il latte prende totalmente il sapore del biscotto al cioccolato. Tra l'altro dentro è pieno anche di crema al cioccolato. E la consistenza del cookie in realtà è bella morbida. Il sapore è meraviglioso. Bello, non molto funzionale, perché comunque va bevuto subito, ma veramente buono, veramente figo. Mentre assaporo il mio caffè freddo, vi presento la seconda invenzione del nostro Dominic, che è un frozen s'more. Ora, devo capire bene com'è strutturato, perché all'esterno è marshmallow, tra l'altro perfettamente caramellato, caramellizzato bellissimo. Presuppongo che all'interno troverò il cioccolato, il biscotto, ma perché frozen poi? Vediamo. Vabbè, raga, mamma mia, oh mamma mia, praticamente è un gelato ricoperto di marshmallow, ma dentro, a parte che è, penso, totalmente ricoperto di miele, perché non c'è solo il sapore del marshmallow, ma c'è proprio tutto il sapore di miele interno, gelato, cioccolato e biscotto. Chicca pazzesca in pieno camping style, è che lo s'more viene servito sul ramo. Quanto sei tu? Ma veniamo alla vera invenzione del nostro chef, il nostro pastry chef, anzi, che è il Cronut. Invenzione che ha cambiato per sempre la sua vita, facendo diventare uno dei pastry chef più famosi qui negli States e non solo. Il Cronut, ragazzi, è una via di mezzo tra un donuts e un croissant. Quindi è una ciambella con un impasto sfogliato. Ogni mese c'è una specialità e questo mese è blueberry and sweet corn, se non erro, quindi mirtilli e mais dolce. Quindi mi aspetto un ripieno proprio con il nostro fantastico sweet corn. Vado ad aprirla. Ma che cos'è? Pazzesca, raga. Allora, l'impasto è veramente una via di mezzo, perché mantiene un po' di quella consistenza chewy del donuts, però ha questo senso di sfogliato, di brioche, che lo rende forse un pochino più leggero. Qui, ragazzi, il ripieno è composta di mirtilli allo stato puro, ma guardate che roba, con questa salsina cremina molto dolce che crea un po' di contrasto con l'acidità del mirtillo. Pazzesco il Cronut. Cosa c'è di meglio dopo la colazione? Un pochino di shopping. Sono a due passi da Kit, uno dei miei negozi preferiti qui a New York. Andiamo a comprare qualcosa. Devo prendere una cintura, ma vorrei prendere delle scarpe, qualcosa, maglietti. Che bello Kit, raga. Vabbè, andiamo a vedere se c'è qualcosa di carino, dai. Che bello. Comunque, di fronte a Kit c'è l'event. Ragazzi, siamo dalle Van, ci sono già stato qui, vi avevo già portato, ma sono venuto perché arrivando ho notato che avevano una limited edition allo s'more. Ovviamente si tratta di una limited di luglio, classica per il 4 luglio. Potevamo non assaggiarla? Classico biscotto devastante, consistenza fuori croccante, dentro morbida. In questo caso ovviamente ci saranno i marshmallow. Oh mamma mia, assurdo, bellissimo, con anacardi, sembrano bellissimi, marshmallow e cioccolato. Io penso sia il biscotto, parlo in generale dei biscotti del vento, biscotto più buono che ho mai mangiato nella mia vita. È pazzesco, è umido all'interno, pieno di gusto, e la croccantezza esterna che contrasta con questa morbidezza mi fa letteralmente impazzire. Pazzesco, pazzesco.
Allora, raga, totalmente a caso, sono finito nel negozio di cookies più pazzo di New York. Ora vi faccio vedere cosa hanno, perché è una roba devastante. Oltre ad avere, ovviamente, i cookies, quelli fighi, hanno tutti questi cookies a forma di cose più o meno tipiche. Purtroppo quello I Love New York con la pizza è sold out, ma, vi faccio vedere cosa ho preso. Ce ne sono alcuni che sono clamorosi. Future Meal. E ora vi faccio vedere cosa prendo io. Fries before guys, ragazzi, classico, cioè le patatine praticamente sopra tutto. Basta. Vabbè, lo mangio. Sessione di shopping un pochino devastante. Mi è venuta fame perché mi sono alleggerito parecchio, per cui ho deciso che vado a fare un giretto a Chinatown a mangiare un po' di dumplings. Sembra veramente di stare in uno dei quartieri di Shanghai. Vi giuro, è pieno di ristorantini. La difficoltà qui è scegliere quelli giusti, ma state qui perché vi porto in un paio di posti di quelli. Allora, ragazzi, siamo arrivati nel primo posto, che è Shujiao, e all'angolo tra Elridge e Grand Street. Lo beccate, è mega anonimo. Cioè, la difficoltà è un po' questa, perché sono un po' nascosti questi posti. Non dovete andare in quelli troppo pettinati, perché qui, ad esempio, fanno i dumplings fatti a mano davanti a voi. No dumplings surgelati. Si mangiano bene anche i noodles. Adesso entriamo e mangiamo qualcosina, insomma, dai. Allora, raga, $14 e mi è arrivato un botto di roba, perché ogni porzione di dumpling sono tipo 10 dumplings più un piatto di noodles. Allora metto un po' di salsa di soia e anche un pochino di sriracha, perché sapete che il piccantino ci sta sempre. Ho preso i dumplings pork and cabbage, che sono i classiconi, ma anche dei chicken and mushroom, più dei noodles con il peanut butter, un po' una roba orientaleggiante. Partirei appunto dai noodles, che sono delle tagliatelline in questo caso, con un sughetto che sa di arachidi in una maniera pazzesca. C'è del cipollotto, ma sai che quasi quasi anche qui io ci darei di, voilà, piccantina, mischiatina propiziatoria. Odore di arachidi, raga, è devastante. Guardali qua. Voi sapete come si mangiano i noodles, no? Super delicati. La pasta è morbidissima. Il sapore di arachidi, in realtà, sentendo l'odore pensavo fosse più forte, invece è molto delicato. Sta benissimo con quel piccantino che ho messo insieme alla salsa di soia. C'è anche dentro, già nel condimento, una sorta di acetino, quello che usano loro, un aceto molto leggero, veramente buono. Un piatto semplice, raga, ma ben studiato, bello e pieno di sapore. Ora invece andiamo con i dumplings. Allora, questi sono quelli di maiale, raga, con il mio bel cabbage, che tra l'altro è tagliato molto sottile in realtà, e non è cotto, ma viene cotto col vapore, quindi rimane leggermente croccante e, non so come dire, preserva un po' di sapore proprio verde. Io lo definirei così. È la pasta molto buona, non troppo spessa. Ravioli, ve lo posso garantire, come se fossimo in Cina. Pazzeschi. Veniamo a quelle di pollo. In questo caso pollo e mushroom. Stessa qualità, stessa fattura, si sente proprio, sono fratelli. Ma qui c'è un po' quel sapore di funghetto che a me in realtà fa impazzire. Sono un mega fan dei, soprattutto dei funghi shiitake, ma anche di funghi, usano dei funghi un po' strani in Cina, sono dei funghetti molto piccoli con un sapore abbastanza delicato, mai forte. Anche qui l'equilibrio da spessore della carne, ripieno, eccetera eccetera, veramente secondo me perfetto. Non ovviamente i ravioli della vita, raga, ma una porzione di ravioli in questo caso costa $4, $3, e vi assicuro che hanno un livello veramente alto. Bravi, bravi. Oh, super soddisfatto, ragazzi. Cioè, un posticino di quelli veramente easy, facili, buoni, soddisfacenti. Sono proprio felice, proprio felice. Ma, voglio portarvi in un altro paradiso dei dumpling, specializzato in quelli fritti. Per cui andiamo da Fried Dumplings. Mai nome più esplicativo. Su Mott Street, da quella parte lì. Qui ovviamente te li servono pronti da portare via, oppure te li danno congelati da portare a casa. 15 pezzi, $5. Questo, la vetrina super anonima. Dentro ci sono due vecchie scorbutiche che ci sta anche sul cazzo se entrate, rompe di coglioni, che stanno facendo i dumplings tutto il giorno. Te li servono sia da mangiare al momento fritti, oppure ve li potete portare via congelati. Le chopsticks non le aveva, mi ha detto no, non le ho, vaffanculo. Mamma mia, bellissimi, devo dire. La tizia li stava facendo ancora a mano tuttora. E sono fried, nel senso che sono brasati, mi raccomando. Qui la pasta è un po' più dura, ma si sente tantissimo il fatto che sono fatti a mano, soprattutto nella pasta, ma anche nel ripieno, che ha un gusto super interessante. È più sminuzzato rispetto a quelli che ho mangiato prima, ma anche qui, nonostante non siano dei locali
belli, il cibo non fa schifo. Anzi, è di un livello che non matcha con la qualità visiva del locale. E a me questa roba, lo sapete, mi fa impazzire. Ovviamente non possono mancare tutta la serie di negozietti che vendono verdura pazzesca, ma anche l'anatra, la pechinese. Alle mie spalle, ragazzi, Little Italy. Anche se c'è da dire che ormai... Vedi, si lamentano ancora. Non è più la Little Italy di una volta, ma... Consiglio per gli amici Hypebeast. Se siete a Chinatown e capitate in zona, girettino da Unicap Collection, che sapete regala bombette. Bellissimo perché è un sottoscala fantastico, ma di roba ne ha. Niente double XL, per cui ho rinunciato all'idea di prendermi qualche t-shirt. Ma questo caldo mi sta ammazzando, per cui dopo il cibo cinese, cosa c'è di meglio di un bel gelatino? E oggi vi porto da Morgan Stern, una delle gelaterie più devastanti di tutta New York. Se va bene, ci pigliamo una bella banana split. Giustamente, raga, non è che sono stato l'unico ad avere l'idea di venire qui a mangiare gelato, per cui c'è una coda devastante. Mi sa che mi prendo una coppettina gelato e ce la mangiamo al volo. Devo scegliere i gusti. È una gelateria che nasce nel 2014 da Nicholas Morgenstern, che dopo un paio di esperienze come pastry chef in giro per New York decide di aprire la sua gelateria con l'idea ben precisa di portare la sua idea, la sua concezione di gelato in giro per tutta la city, e ci riesce, devo dire, bene, tanto che apre altri 3 punti vendita in tutta New York. E io ne sono venuto a conoscenza, forse vi ricorderete, qualche anno fa la collab tra Action Bronson e proprio Morgenstern, che aveva creato dei gelati personalizzati. Le collaborazioni con l'artista, ad esempio, sono quelle che secondo me danno quel qualcosa in più a posti come questi, no? Che già fanno della alta qualità comunque del gelato il loro punto di forza. Secondo me fa fare lo step up. Altro negozio all'interno, raga, è bellissimo, con le piastrelline bianche e nere, mega minimal, bello, 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 bello. Hanno anche inserito un menu di cibo, burgers and fries. Ora, non le assaggerò perché sono leggermente pienino, ma mi piacerebbe tanto. Un'altra volta. Bellissimo. No. Tra l'altro è uno dei pochi posti che fa il gelato alla banana addirittura in 3 gusti, per cui l'ho preso Banoffee, che è un misto toffee-banana, poi coconut e guava per un tocco di freschezza tropicale, e bubblegum, che era uno dei grandi classici americani. Porzione bella, generosa, andiamo a vedere. Mamma mia, allora, bubblegum, ragazzi, con anche la cicca sopra. È un gelato base vaniglia, ma che ha proprio il sapore delle cicche, quelle del distributore. Non saprei se definirlo aroma di limone. Voi sapete che le caramelle lì hanno un sapore di zucchero, limone, cose così. Molto strana la sensazione, proprio quella di caramella, cicca del distributore, ma gelato. Strano. Coconut guava. Colorino strano, derivato dal guava sicuramente, ovviamente. Ha la dolcezza strana. Perché c'è il retrogusto di cocco che si scontra un pochino con l'acidità del guava. Quindi è un mix un po' che ti lascia stranito. Unire cocco e un sapore così acido è una sensazione strana. Non lo so, mi sta lasciando per presto. Devo andare avanti ad assaggiare. Ma veniamo. Dio, il Banoffee. Mamma mia. Sono un babbo perché ho preso Drunk and Monkey, quindi ancora di più. Infatti ho sentito la botta di alcol, ed è perché è un gelato alla banana con noccioline, caramello e rum e barbo. Quindi non è il Banoffee, è il Drunken Monkey. Noccioline pazzesche che danno un po' di crunch, ma il retrogusto di alcol nel gusto alla banana per me è una roba pazzesca. Molto buono. Mi ha lasciato stranito il guava e il coconut, però lo sapevo che era un rischio. Il bubblegum è un gusto, secondo me, che va provato. Ragazzi, ma il Drunken Monkey 10 livelli su. Raga, adesso si torna in hotel, ricarico le camere e ricarico un po' me stesso con un pisolino. Ma devo dire che fuso per ora tutto ok. Faccio una ricerca su dove andare a mangiare questa sera, perché voglio andare a mangiare un hamburgerino che ancora non vi ho fatto vedere. Sono indeciso tra qualche posto. Ci vediamo dopo post pisolino. Devastato dal fuso orario, ragazzi, in realtà, ma ho preso in mano la mia vita, le mie forze per uscire a mangiare un hamburgerino da 7th Street Burger. Una hamburgeria un po' in stile, secondo me, come possiamo definirlo, uno di quelli nuovi, un po' come quelli che ho visto a Los Angeles, con pochi panini, solo 4 cose a menù. Fanno uno smash burger con Martin Potato Roll, abbastanza new wave, ma ne parlano tutti molto molto bene. C'è sempre la fila, eccetera eccetera eccetera. Andiamo ad assaggiare 7th Street Burger. Oh,
Allora ragazzi, format mega semplice, fanno soltanto praticamente un panino, che è cheeseburger singolo o double, fries e la versione impossible. Da bere coca, acqua, quello che volete, super semplice, ci si mette in fila, 10 minuti ci servono e si mangia, poi non ci sono neanche i tavolini. Scelta bella, tutti i panini vengono con veramente formaggio, cipolle piastrate e pickles. Super easy. Sacchettino old school, hamburgerino old school, mega pieno di grasso, che è un buon segnale, vuol dire che la carne è bella, juicy, wow, martin potato roll, formaggio, cipolle, salsa della casa e cetriolini. Sapete quei sapori veri? Quando pensate al cheeseburger, questa roba è pazzesca, direttamente dalla bocca al cuore. Semplicissimo. La salsa tende tanto sulla mayo, devo dire. Non c'è quella nota di senape, eccetera. Cipolle che danno leggermente un po' di freschezza, perché sono leggermente grigliate, ma non del tutto. Sono ancora un po' crude, le vedete qua. Cetriolino, carne veramente di livello. Sapore esagerato. Formaggio che va a legare tutto. Il pane che assorbito praticamente tutto il grasso della carne, pazzesco, veramente vero, un cheeseburger vero come ne ho mangiati pochi. A completare tutto, fries, non è più davanti, hanno un retro gusto leggermente amarognolo, che non mi fa impazzire, bella la cottura, ma non lo so, non mi hanno entusiasmato quanto il cheeseburger. Raga, era una bomba, non ho dovuto prendere un altro, stavo ragionando proprio su questa cosa, pur essendo così semplice, e quando secondo me i panini sono così semplici, devono veramente esploderti dentro in bocca, e questo lo fa, cioè questo ti dà una ragione per volerne ancora e una ragione per apprezzarlo nonostante i quattro ingredienti anche non sulla carta eccezionali, perché il martin è sempre lo stesso, lo sapete, in questo momento sono un po' contro i panini tutti uguali, ma vi dico che questo ha un'anima che è grande così. Bravi ragazzi, bravi. Super felice ragazzi della scelta dell'hamburger. Veramente mi ha stupito, mi ha colpito. Finalmente un burger con qualcosa da dire, porca vacca, con una personalità spiccata. Bravi, bravi, bravi. Siccome ieri sera ci sono rimasto male, si va da Magnolia Bakery per il mio banana pudding. New York è casa. Non ero mai stato, ragazzi, a New York d'estate, ed è pieno di gente. È bello vedere la città così viva anche d'estate, i locali sono strapieni, gente in giro tutta a bere, a divertirsi, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente un'altra storia rispetto a novembre, dove le cose erano sicuramente più difficili, e sono molto contento di vedere la città così viva. Ovviamente murata di gente, ragazzi, ma la verità è che c'è sempre la fila nei posti fighi a New York, per cui non spaventatevi per questo. Adesso aspettiamo un attimo che defluisca, poi si entra, prendiamo il banana pudding, se è finito spacco tutto, ciao! Allora, il mood, raga, è proprio quello di una pasticceria casalinga, sembra di essere a casa della nonna, con tutti i dolcetti, tutti, ci sono le alzatine con le torte, sapete, con le mille strati, mille piani, non so, è tutto molto bello, ti fa sentire tranquillo. Tutto mi fa sentire tranquillo il fatto che ho appena controllato e c'è il banana pudding. Finalmente, ragazzi, riesco a farvelo vedere dopo un paio di sfighe anche con Efe, non ce l'avevamo perso. Questo è il banana pudding di Magnolia Bakery. Devo paragonarvelo a un tiramisù, ma vi giuro che non c'entra niente, perché le consistenze sono totalmente diverse. Ci sono i pezzi di banana, ci sono i biscotti Nilla, che sono proprio questi biscotti che vanno a inumidirsi totalmente, e poi avevo un prestino. Ed è tutto mischiato come se fosse, non so come definire, un crumble, non ci sono dei layer degli strati ben precisi. È tutto mischiato. C'è questa crema alla banana, fantastica, dappertutto, e dalla panna montata, che crea un sapore, una consistenza che per me è unica. Una di quelle cose che proprio hanno un loro sapore, una loro idea ben definita, non possono essere sostituite con nient'altro. Il modo migliore per chiudere questa giornata malata è bastato. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me in questa giornata dove vi ho portato un po' a spasso per Manhattan e fatto vedere qualche chicchetta nuova che ancora non vi avevo portato. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, con un tour di Brooklyn dove vi porterò a mangiare della pizza, del soul food e qualcosa che ancora non vi svelo. Vi ringrazio per essere stati con me, seguitemi su Instagram, sono MochoKF. From the East Coast to the West Coast, Mocho Mocho. Posso farvi finalmente vedere la burrata? È diciamo un hamburger old school. Voglio capire se la glassa è proprio il gusto di pompa. Altro pezzo forte della casa. Una sorta di chicken parm.
peccato che sia tutto così schiacciato. Allora, ho scelto la mango habanero. Raga, salsa mega piccante.